Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e anche oggi ragazzi abbiamo delle notizie incredibili per quello che riguarda il futuro di Fortnite. Si parla di Mandaloriano, modifiche per quanto riguarda la Razor Crest, quindi l'astronave del Mandaloriano. Vi faccio vedere qualcosa più tardi, ma parliamo anche dell'arrivo di una nuova skin in collaborazione con Walmart e vi faccio vedere anche qualcosa e poi un sacco di leaks e di curiosità. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator, Xuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi, e ovvero sia il Razor Crest, o meglio l'astronave del Mandaloriano. Ora sono sicuro che sto sbagliando perché l'astronave del Mandaloriano non si chiamerà Razor Crest, ma io ho letto così nei file di gioco. Praticamente sembrerebbe che ci saranno delle modifiche all'astronave. Sappiamo che già nel Mandaloriano hanno deciso di fare qualche aggiornamento, soprattutto in queste settimane, spostando la sua base, il suo accampamento in più punti, e c'è anche qualcuno che ha cominciato a tracciare delle linee tra un punto e l'altro dei vari accampamenti, anche se, diciamo, secondo me non c'è niente di interessante per il momento di cui parlare. Tutte le linee vengono poi intrecciate in un punto che richiama ancora il centro della mappa. Sappiamo comunque che il Mandaloriano è una parte fondamentale di questa season, anche perché lo vediamo sia all'inizio e sia come cacciatore, diciamo, migliore per quello che riguarda Jonesy, quindi il suo background iniziale quando parla della possibilità di trovare i migliori cacciatori per riuscire a sistemare il problema del punto zero. Ovviamente non abbiamo purtroppo delle immagini per come sarà la nuova astronave, ma abbiamo semplicemente un paio di righe dedicate da Fortnite estero. According to an Epic Games concept artist, the Mandalorian crash site will be seeing some change later this season. Quindi, in poche parole, quello che vi ho appena detto. Staremo a vedere cosa si sono inventati. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché si parla ancora di patch 15.20. Ci sono delle notizie che non sembrano rincuoranti. Non è ancora presente la patch 15.20 negli staging servers. Cosa vuol dire? Che praticamente non la stanno ancora testando, in poche parole. In realtà sappiamo che ci stavano già lavorando da ben prima che uscisse la patch 15.10, ma i casi sono due: o sono davvero tutti in pausa per le vacanze di Natale, ma mi sembra strano perché non l'hanno mai fatto negli anni precedenti, o ci sarà qualcosa di davvero incredibile che richiede un po' più di giorni per poter essere sviluppato correttamente. Appena anche qui avrò delle notizie più certe, le saprete anche voi. Andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché attenzione, fino all'8 gennaio ci sarà la possibilità di acquistare nel negozio la skin di Kratos. Dopodiché non è detto che tornerà mai più in game. Ci sono un sacco di oggetti dedicati a Kratos, molto bello anche il suo piccone, quindi se potete e se volete racimolate gli ultimi V-Bucks e acquistate qualcosa del set, perché rischiate di non vederla più. Kratos veramente molto molto bella come skin. Vi ricordo anche di controllare le vostre sfide per quanto riguarda il Winterfest 2020. Anche qua, tra pochi giorni terminerà e quindi molto probabilmente non lo rivedremo mai più, chiaramente, e non avremo mai più la possibilità di ottenere questi premi, quindi datevi da fare. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi. Eccola qua, ragazzi, la skin che sta girando in queste ore sui vari forum dedicati a Fortnite e su Reddit, la skin di Walmart. Non è altro che un outfit extra per Jonesy. Adesso, io non so se questo sia un concept oppure sia veritiero. C'è da dire che però Walmart in questi anni ha dimostrato di avere uno stretto contatto con Epic Games. Lo
ricordiamo sicuramente come 2 anni fa nei suoi supermercati, Walmart per chi non lo sapesse è una grandissima catena di supermercati americani, nei suoi supermercati regalava per ogni acquisto un codice per questo spray che è veramente molto bello. Ce l'ho, l'ho preso, ho pagato un lira di Dio su eBay, però ce l'ho. E non era solo uno spray, ma abbiamo anche questa immagine recuperata dai miei archivi di chissà quanto tempo fa, facevano addirittura i Battle Bus in cartone con dentro tutti gli oggettini di Fortnite. Quindi ragazzi, Walmart e Fortnite collaborano da tantissimo, potrebbe seriamente uscire anche la skin, non lo sappiamo. E andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi, perché questa invece è un'informazione per tanti di voi che continuano a farmi delle domande, soprattutto per quanto riguarda i 1000 V-Bucks che non tutti hanno ancora ricevuto, anzi quasi nessuno ha ricevuto, e come funziona la Fortnite Crew. Ragazzi, per capire quando avete fatto l'abbonamento alla Fortnite Crew e quando vi verranno dati i V-Bucks, vi basta semplicemente andare nel negozio, ok? Nel negozio oggetti, scorrere proprio fino in fondo dove c'è il pacchetto, in questo mese ovviamente, di Green Arrow, e cliccarci sopra. Una volta che ci cliccate sopra troverete questa immagine. Come vedete, per me dice: la tua prossima data di fatturazione è prevista per il 24 gennaio, quindi il 24 dicembre ho acquistato io il Fortnite Crew. Quindi il 24 gennaio mi verranno dati i nuovi 1000 V-Bucks. Come leggete anche sulla destra dell'immagine, la terza voce dice 1000 V-Bucks 24 gennaio 2021. Quindi non vi preoccupate, controllate ragazzi la vostra data di iscrizione alla Fortnite Crew. E chiudiamo con l'ultimo argomento di oggi, che si tratta, no, non si tratta, perché me lo sono perso, era semplicemente quello che vi ho allacciato insieme alla Fortnite Crew. Chi non ha ancora ricevuto i V-Bucks e ha sottoscritto l'abbonamento i primi giorni del mese di dicembre, quindi l'1 dicembre in poche parole, non si preoccupi se non ha ricevuto appunto i propri V-Bucks, perché arriva un messaggio ufficiale sulla pagina di Fortnite Status su Twitter dove dice: stiamo verificando perché ci sono degli errori con i membri della Fortnite Crew che non hanno ricevuto i loro V-Bucks e non hanno ricevuto, e nonostante abbiano fatto l'iscrizione che è già scaduta il mese di gennaio. Quindi non vi preoccupate ragazzi, perché vi verranno dati i V-Bucks, non vi hanno scammato, quindi nessun problema. Insomma ragazzi, io anche per oggi tutte le news ve le ho dette, vi ringrazio tanto per aver guardato questo video, mi raccomando non vi dimenticate di schiacciare il pollicione in su, lasciate un bel like, noi ci vediamo, anzi sono già in live su Twitch. Ciao!